Debutta al Vinitaly nella sua nuova vita di agricoltore l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro. Vasta la gamma dei vini bianchi e rossi autoctone internazionali prodotti dalla Tenuta Cuffaro, l'azienda agricola dell'ex governatore che si trova a San Michele di Ganzaria in provincia di Catania. Abbiamo portato i vini che fa l'azienda, abbiamo uno Chardonnay in purezza, abbiamo uno Chardonnay col Viognier e un Traminer come bianchi. Poi come rosso abbiamo un Petit Verdot, un Tempranillo, poi abbiamo un vino molto sperimentale che è un Nero d'Avola che abbiamo appassito sui tralicci e poi vinificato. Poi abbiamo una novità che è il Bianco d'Iva, che è un vino frizzantino di 11,50 gradi, che piace molto ai giovani, insieme a un Brut che viene vinificato con metodo Charme ed è un Petit Verdot che sta dando degli ottimi. L'agricola produce anche quasi 5.000-6.000 bottiglie di olio, le cultivar sono la Nocellara dell'Etna, la Nocellara del Belice e poi facciamo la Tonda Iblea che è una tipica cultivar dell'areale dove si trova l'azienda. In questa nuova vita d'agricoltore come si sta trovando? Mi trovo molto bene perché ho sempre amato l'agricoltura, è bello veder crescere l'uva, le piante, le vigne, le olive, vederle trasformare in prodotti, stare a contatto tra il cielo e la terra, respirare profumi. Tra l'altro io in azienda produco anche molti fichi d'India che stanno dando un buon risultato sul piano commerciale. È una vita fatta sempre di passione, di lavoro, di sacrifici, è una vita molto più serena, molto meno rischiosa di quella del politico. Dico soprattutto che ho trovato la possibilità di vivere più a contatto, più vicino a mia moglie e ai miei figli, e questo per me è già un grande risultato.